Allora, possiamo iniziare anche oggi. C'è un pacchetto ricco oggi, nonostante che siamo nella Parashat Pinchas, non mi riferirò così tanto al personaggio di Pinchas, anche se c'è moltissimo da dire anche riguardo questo, ma c'è qualcosa di talmente speciale in questa Parashat che non posso fare a meno di cercare di trasmettervela. Perché è un qualcosa che se noi riusciamo adesso ad acquisire, ci dà degli strumenti per rivoluzionare un po' il nostro, non soltanto la nostra Avodat Hashem, ma proprio il nostro modo di porci, di vedere, di pensare, di sentire e ci fa progredire a passi grandi. Si tratta di progressi che richiedono un tipo di lavoro che da un lato è la cosa più normale, ovvia e semplice per noi, e dall'altro vedremo che è la cosa in assoluto più difficile per noi da realizzare. Però non anticipo adesso, pian piano ci arriviamo. Ora, avete visto anche il titolo che vi ho messo oggi, e noi sappiamo che ognuno di noi si pone degli scopi nella vita, vicini, lontani e personali o della famiglia e in ogni caso tutti quanti come appartenenti al nostro popolo abbiamo anche uno scopo comune che ci lega ed è quello di arrivare alla Geulah e di arrivarci perché anche noi facciamo del nostro, non ci viene regalata, ma Hashem ci ha dato in mano la nostra parte da fare e soprattutto in questo momento è importante la nostra parte. Per cui, avendo degli scopi nella vita, sia personali che generali, bisogna vedere come li perseguiamo, perché se li perseguiamo nel modo giusto avremo successo, se non li perseguiamo nel modo giusto sprechiamo molte delle nostre energie, invece di avvicinarci allo scopo ci troviamo ad allontanarci. E proprio la nostra parasha ci dà molti spunti in questo senso. E la parasha parla della, fra le varie tematiche che tratta, ma una che è abbastanza centrale è quella della spartizione, della divisione della terra di Israele, della terra di Israele, di Eretz Israel, che dovevano in quel momento iniziare a entrare, a conquistare, prima bisognava definire come doveva essere distribuita, divisa fra le tribù. E, chiaramente questo è un tema estremamente attuale per noi, perché nonostante allora sia stata fatta una divisione della terra e a ogni tribù sia stata assegnata la sua parte, tutto ciò adesso ha perso di abbastanza di significato, si sono disperse le tribù, non siamo nella Galut, non siamo nella terra di Israele, tutti quanti, eccetera. Per cui avvicinandoci così tanto adesso alla Geulah, chiaramente andiamo a ripercorrere questo momento, dovremo rifare questa cosa e oltretutto la suddivisione che stiamo per avere adesso della terra di Israele sarà anche diversa perché se allora fu divisa in 12 parti, queste 12 parti escludevano la tribù di Levi e mentre la tribù di Yosef si divideva in due col nome dei suoi due figli. Nella Geulah avremo una distribuzione in 13 parti, vuol dire che la tribù di Yosef si riunirà in una sola. La tribù di Levi riceverà anche lei una parte. E vi sarà anche una parte che sarà del re Moshiach. Il Melech Moshiach riceverà anche lui la sua parte. Ora però noi sappiamo che la Torah è eterna, per cui, ed è attuale sempre, per cui se noi studiamo adesso, in questo momento,
quello che riguarda la spartizione della terra, cioè la preparazione alla conquista della terra, vuol dire che la cosa ci deve riguardare a noi adesso che non siamo ancora dentro la Geulah al punto che stiamo già spartendoci la terra. Siamo un momento prima, siamo nel momento della preparazione. Per cui dobbiamo capire in che modo la Torah ci sta parlando adesso, nella situazione in cui noi ci troviamo adesso, a un passo dalla Geulah, dove ci stiamo ancora preparando alla Geulah. Per capire il tipo di lavoro, quindi, che ci spetta oggi, adesso, in questo momento, prima di capirlo dalla parasha stessa, faccio una pre... Qualcuno mi dice una volta per tutte come si traduce Akedama? Mi avrei promesso di andare a vederlo poi. Prologo. Non è proprio prologo, non so. Un cappello. Vabbè, è un prologo. Non ci deve essere un prologo migliore. Comunque, introduzione. Introduzione. Vabbè, un'introduzione. Che riguarda una storia di un chassid del Rebbe, del Tzemach Tzedek, che era il terzo Rebbe di Chabad, che andò dal suo Rebbe, dal Tzemach Tzedek, per chiedergli la brachà per andare, il suo progetto era di andare nella terra di Israele. Allora non era una cosa così semplice andarci, e veniva considerata come un mezzo di grande elevazione. Come elevarsi nel proprio servizio divino era andare nella terra di Israele, lì ogni cosa ti avrebbe elevato. Ora, il Hasid era sicuro di ricevere una brachà dal Rebbe per questa bellissima idea, che progetto che aveva, e il Rebbe invece gli ha risposto in maniera a sorpresa del Hasid, gli ha detto fai qui la terra di Israele. Invece di partire e andare lì, fai qui la terra di Israele. In questa espressione del Rebbe si trovano segreti e si trova la chiave del successo, si trovano tante cose che sono fondamentali ma che vanno capite, perché a prima vista non è così comprensibile. Non è così comprensibile prima di tutto perché per chi è fuori da Israele, che cosa vuol dire fai qui la terra di Israele? Prima di tutto non è la terra di Israele, per cui come fai a farla qui? Un conto è che nella Geulah effettivamente è detto che la terra di Israele si estenderà a tutto il mondo e Gerusalemme si estenderà a tutto il territorio che adesso è la terra di Israele. Però un attimo prima della Geulah siamo ancora in uno stato in cui quando non si è nella terra di Israele non si è nella terra di Israele, per cui come fai a dire fai qui la terra di Israele nel momento in cui non lo è? E poi, soprattutto pensando che fra un attimo si entra effettivamente nella terra di Israele perché la Geulah è lì per arrivare, ancora di più uno dice ma che senso ha investire qui, cercare di trasformare qui la situazione? Nel momento in cui sto per abbandonare, sto per andare nella terra di Israele, nella Geulah, come dire, uno che sta per cambiare casa, che senso ha che si mette a fare tutta la ristrutturazione della casa che sta per lasciare? Per cui è un'espressione che a prima vista non la si comprende. Più in là invece la comprenderemo e anche la utilizzeremo molto. Ma per capire adesso cominciamo a entrare proprio dentro la parasha. La parasha sappiamo che tratta appunto la divisione della terra di Israele, che è stabilito da Dio che deve essere fatta tramite il sorteggio. Ora, se si vede la descrizione di come è stata fatta, è qualcosa di estremamente particolare, anche complesso e anche molto complicato. Ma proprio molto, cioè tanto di cappello a loro che ci sono riusciti, perché richiedeva varie fasi, ma già la prima fase era complicata, perché la prima fase doveva essere programmata, pianificata dalla intelligenza umana, nel senso che
doveva essere studiata tutta la mappa della terra di Israele, studiata a livello di valore delle varie parti del territorio, dopodiché bisognava prendere in considerazione i 600 e rotti figli di Israele che erano stati contati nel censimento in quel momento lì, alla fine dei 40 anni, e bisognava dividere la terra in modo che a ognuno dei 600.000 rotti arrivasse una parte uguale, uguale nel senso di uguale, come si dice, pari per valore. Vuol dire che la divisione della terra andava studiata in modo che chi riceveva, non soltanto chi, la tribù che aveva più popolazione riceveva una parte più grande, ma a volte una parte più grande di territorio non aveva senso se, se il grande era fatto da deserto o da un posto meno utilizzabile di una parte piccola che magari era molto più ricca. Per cui andava fatta una pianificazione di tutto il valore e una divisione dove ognuno avesse una sua parte di pari valore e poi andava divisa per ogni tribù, per i componenti, il numero di componenti della tribù. Per cui era un lavoro immane da fare. E questo andava fatto utilizzando l'intelletto, l'intelligenza umana. Una volta fatto questo, la fase successiva, siccome Hashem chiede che sia comunque la sorte che decida, doveva essere organizzato due urne nelle quali in una venivano messe tutti i, chiamiamoli biglietti, non erano di carta, erano pezzetti di legno, qualcosa del genere. In una venivano scritti tutti i nomi delle tribù, nell'altra tutti i nomi delle parti di territorio che erano state divise secondo appunto queste valutazioni. Dopodiché Elazar Cohen usava i suoi Urim e Tumim per ricevere per Ruach HaKodesh, per spirito, per ispirazione divina, leggere che cosa doveva venire fuori. Quindi per Ruach HaKodesh diceva: adesso dovrà venire fuori per la tribù tal dei tali questa parte qui tal dei tali, e chiamava il Nassi Ador, il capo della tribù che gli Urim e Tumim gli aveva detto, e lo faceva pescare da un'urna un pezzetto, dall'altra l'altro, e da quell'urna veniva fuori che effettivamente era lui, era il nome della sua, quello che Elazar aveva già detto, ed era effettivamente la parte di territorio che Elazar aveva detto. Ma qui non basta la cosa, a quel punto avveniva la cosa più formidabile di tutti, che era la sorte stessa, cioè il biglietto stesso, che urlava e gridava il risultato, dicendo: io la sorte sono uscita per la tribù tal dei tali, che viene assegnata la parte di territorio tal dei tali. Ora, chiaramente tutto questo crea delle domande. Aspetta che c'è un c'è veramente una grande preparazione in tutto questo, ma c'è anche questo miracolo che non ha molto, non è che lo si capisce molto bene all'inizio, perché noi sappiamo come regola generale che Dio non fa miracoli, non disturba l'andamento della natura che lui stesso ha creato, con le regole che lui stesso ha creato, se non per uno scopo ben preciso. Per cui vogliamo chiederci per quale scopo. E noi capiamo che il Goral parlava, e questo Rashi lo troviamo nel Perush, nella interpretazione semplice di Rashi, troviamo questa cosa che la sorte stessa parlava, e la funzione del parlare della sorte era quella di confermare la verità del risultato essa stessa, e
il fatto che gridasse è di pubblicizzarla, di farla arrivare a tutti la sorte stessa. E qui una prima spiegazione ce l'abbiamo dal fatto che la Torah si esprime dicendo Ach Bagoral Itchalek Etaret, cioè soltanto con la sorteggio verrà suddivisa la terra. Non vuol dire che allora non doveva esserci tutto il lavoro di preparazione, però alla fine la divisione, la suddivisione stessa doveva essere fatta soltanto per mezzo del sorteggio, in tutte le sue parti. Ok, uno dice, va bene, allora siccome la Torah insiste che deve essere fatta solo lui, allora per questo ci deve essere anche il Goral che parla, la sorte che parla, ma lo stesso ci lascia delle perplessità, perché comunque, cos'è la cosa fondamentale? È lo scopo. Qual è lo scopo? Lo scopo è la conquista della terra di Israele e la spartizione della terra di Israele. Questo è lo scopo di cui si parla. La sorteggio cos'è? È quello che serve per arrivare a questo. È semplicemente un mezzo, per forza bisogna trovare un modo per spartire la terra, no? Per cui il modo è questo. Per forza bisogna farlo. Però lo scopo vero è entrare nella terra di Israele, conquistarla, spartirsela, questa è quella della volontà divina. Per cui resta ancora la domanda, se si tratta soltanto di un mezzo, ma perché investire così tanto addirittura da fare un miracolo? Cosa che, ripeto, Dio non fa così miracoli se non c'è una ragione molto importante per disturbare l'andamento stesso della sua natura, ed è un miracolo ancora più grande di quello che abbiamo trovato poco tempo fa nella parasha di Balak, dove l'asina ha aperto la bocca per parlare, però l'asina perlomeno aveva una bocca, qui un pezzettino di legno non aveva neanche la bocca, per cui Dio ha già dovuto per farlo parlare ha dovuto mettergli anche una bocca. Ora qui ci aiuta nella comprensione qualcosa che un genio della Torah, un grande genio della Torah, ha detto, che era il Rogatchover, ha detto che tutto quello che riguarda la Kedushah, la santità, la Torah, ogni cosa, anche quella che ci tocca fare per forza, perché per arrivare al Beta Knesset devo camminare e fare un percorso, e la mia natura mi porta a pensare, vabbè, quello non è l'importante, l'importante è arrivare al Beta Knesset. Qui ti dice che tutto quello che riguarda la santità, anche quello che ti tocca fare in mezzo per arrivare alla mitzvah o allo scopo, tutto quanto ha lo stesso identico valore. Tutto quanto, anche la preparazione, è una mitzvah di per se stessa. Dio ha previsto il mondo e le mitzvot in modo che ci sia il fatto stesso, l'azione stessa, la mitzvah stessa e la preparazione. E Dio non fa una differenza di valore fra una cosa e l'altra. Tutta quanta è volontà di Dio, per cui esattamente come è preziosa e importante la mitzvah stessa, così lo è nello stesso identico modo tutti gli atti di preparazione che sono necessari. Questo quindi dà un quadro diverso, e vedremo come questo quadro diverso poi penetrerà la nostra vita quotidiana e ci metterà in condizione di valutare e fare scelte e comportarci in una maniera molto diversa da quella che la nostra natura ci porta a fare. La natura in genere nostra ci porta a fare una divisione molto precisa nella disponibilità che abbiamo di investire con entusiasmo, con vitalità per la cosa stessa che vogliamo raggiungere, mentre nella preparazione i mezzi sono qualcosa nella quale ci tocca investire, ma non lo facciamo mettendoci tutti noi stessi con entusiasmo, lo facciamo perché bisogna farlo, ma cercando di farlo, di liberarci da quella fase lì, perché quello che ci interessa è quello che ci interessa alla fine. Questa cosa qui va capovolta completamente, e qui poi vedremo che esattamente questa è la ricetta e il segreto del successo. Ed è una cosa non semplice.
anche se in teoria dovrebbe essere la più semplice, perché ognuno dovrebbe in ogni cosa che fa farla il meglio possibile ed essere lì. C'è qualcuno che sta provando a entrare, ma è scomparso. Ruth, io non ho capito cosa c'entra la terra col successo, non ho capito niente. Da dove non hai capito? Non ho capito l'associazione che stai facendo con il successo. Allora, l'associazione che faccio è che quando ci interessa arrivare a riuscire in qualcosa, avere successo in qualcosa, la nostra attenzione va nella cosa alla quale vogliamo arrivare. Tutto ciò che è una preparazione alla cosa alla quale vogliamo arrivare, non le diamo importanza e la facciamo perché bisogna farla, ma non ci immettiamo né vitalità né entusiasmo, non ci dedichiamo per niente ai mezzi come ci dedichiamo allo scopo. Come si collega alla parasha? Che la parasha tutto un tratto ti fa vedere che qualcosa che è soltanto una preparazione, perché la cosa fondamentale è la conquista, la spartizione della terra di Israele e il sorteggio serve soltanto come mezzo per arrivarci. Qui Dio decide di investire e quindi di farci vedere, di darci una lezione su questo, come anche una fase di preparazione debba essere fatta con tutta la cura possibile in ogni particolare. E ce lo insegna tanto bene da introdurvi un miracolo in qualcosa che uno dice cosa, perché il Goral stesso, la sorte, doveva parlare. Adesso mi sono spiegata meglio? Lorella? Sì. Per far capire, scusami, ma non è che sono tanto d'accordo con te sul fatto che non ci mettiamo piacere e tutto noi stessi per la preparazione, perché basta fare alcuni esempi. La donna che prepara i pasti dello Shabbat, le challot, cerca di farli nel miglior modo possibile. La ricerca dell'ulav quando è Sukkot, di andare in cerca del cedro più bello alla fine è la costruzione della sukkah, che uno ci si mette lì e va a comprare le cose, eccetera. Alla fine cos'è che devi fare? La mitzvah è di stare dentro la sukkah. Anche se la sukkah fosse di paglia o quattro pali messi là, andrebbe bene lo stesso da un punto di vista della mitzvah netto. Però ci si impegna tutti per rendere queste mitzvot, per prepararle affinché la preparazione stessa assume un significato di grande. Così almeno a me hanno insegnato e così ho sempre fatto. Poi. Tamara, questo è questa è la cosa come deve essere. Tutti quelli che riescono a farla o a essere in questo modo è la cosa migliore, è evidente, siamo tutti d'accordo. Però non è, è uno sforzo in genere, è un lavoro. Non tutti, in genere, anzi, la maggior parte per la natura della persona che ha dentro anche uno Yetzer Hara, che ha dentro istinti che non. Che ti portano a mettere vitalità ben in altre cose, la tendenza naturale in genere, in ogni cosa che facciamo, è a dare più importanza al scopo stesso e a dare meno valore alla preparazione. Sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo, Tamara, che così non deve essere e chi riesce a fare, certo che bisogna fare le cose. Tutta la Sikha è sull'importanza di mettere tutta la vitalità e anche nella preparazione, ma se tu ci riesci e ti viene ormai naturale, è una conquista che tu hai fatto, ma non corrisponde tanto al livello normale della persona che in genere invece è portato sì, naturalmente, non come convinzione intellettuale, ma naturalmente è portato istintivamente a dare molto meno importanza, a passare molto più così, perché bisogna farlo, tutto ciò che riguarda la preparazione e quando
Sono d'accordo che quando prepari il cibo per un Shabbat dovresti essere in ogni momento, in ogni atto che stai facendo completamente dentro e sentire la kedusha della cosa che stai facendo. Spesso volentieri sei stanco, non vedi l'ora soltanto di finire e per tanti c'è il momento in cui addirittura un peso, ma lo devi fare. Cioè non si può dire che non esista questa problematica. Quello che dici tu, Tamara, è quello che dovrebbe essere, è quello che per alcuni è, o per alcuni è in certe cose, in altre cose va migliorato. Però intanto capire il concetto, questo ci riguarda tutti. Io non contestavo il concetto, anzi lo voglio rafforzare. Quello che tu dici, sto cercando proprio di rafforzare quello che tu dici. Ora spero... Va bene? Ok. Quindi adesso noi capiamo che anche il mezzo è, siccome è perché Dusha ed è secondo la volontà di Dio, che noi dobbiamo investire completamente anche nel mezzo, negli strumenti per arrivare, noi lo vediamo proprio anche nell'Alaha e anche nelle storie della Torah, come se vediamo l'attenzione che Dio mette nel citare tutte le tappe che i figli di Israele hanno fatto nel loro viaggio nel deserto, quando lo scopo era di arrivare nella terra di Israele, quale grande importanza potevano avere tutti i nomi dei posti e quante tappe hanno fatto. Quindi questo già ti fa vedere come ogni passo che hanno fatto nel deserto avevano un suo scopo, una sua importanza e un suo valore. O addirittura come ci sono halachot che riguardano i sacrifici nel Tempio, come una persona che abbia investito, spendendo tanto per comprare un animale da sacrificare di perfetto e tutte le azioni anche del sacerdote sono tutte perfette, quando poi c'è il momento in cui il sacerdote che deve portare il sangue dal posto dove è stato macellato il capretto, chi per esso, e deve arrivare all'altare, in quel percorso lì, se ha un pensiero su questo corban che non è appropriato, che lo collega a qualcos'altro, che non è giusto, che non è corretto, rovina tutto, rende il corban, rende il sacrificio inutilizzabile. Eppure non è una parte fondamentale del rito, voglio dire, è soltanto il portare da un punto all'altro, è soltanto addirittura un pensiero non corretto in quel momento rende. Quindi questo dà un po' la dimensione come ogni parte di quello che costituisce un'azione che rispecchia un volere divino, in ogni parte bisogna essere perfetti. E così si capisce anche perché c'è stato il miracolo nel Gural che ha dovuto parlare. Poi però lo vedremo ancora più di vicino il perché. Ora, nella Parashah, l'argomento comunque che si tratta è... Un momento... Ma c'è questa che prova... È la seconda volta che provo a entrare, non riesco a fare in tempo a farla entrare, sparisce. Ok, l'argomento che si tratta è la conquista della terra di Israele. Ok, questo argomento è un argomento super fondamentale, poi molto, molto sensibile oggi con tutto quello che sta succedendo intorno. Purtroppo nelle mistificazioni e nel girare i principi della Torah con la visione umana delle cose, solo il termine conquista oggi suscita delle reazioni negative, come chi va a conquistare. Ora, la conquista invece rispecchia addirittura lo scopo stesso della creazione. Hashem ha creato il mondo, ha messo nel Gan Eden Adam e Chava e la prima mitzvah che gli ha dato è di prolificare e di conquistare la terra.
Dopodiché è chiaro che il significato più generale, interiore della conquista, c'è sia la conquista della terra di Israele, quella che ha dovuto essere stata fatta allora e quella che dovrà essere fatta, rifatta oggi, ma ha dentro il suo significato spirituale, che qual è? Allora voleva dire conquistare la terra di Canaan, che conteneva il male del male più male immaginabile, tutte l'idolatria, tutte le cose peggio possibili, e di conquistarla cosa vuol dire? Che tutto ciò che è idolatria e immoralità e contro il divino e contro la santità, di trasformarla e di portarla nel campo della Kedushah, della santità. Questa è la conquista. Il concetto di conquista è di rendere il mondo, di conquistare il mondo in modo di portarlo dal posto del contrario della santità al posto della santità. E questo vuol dire semplicemente fare del mondo materiale una dimora per Dio, dove Dio si può rivelare. Quindi la conquista è semplicemente lo scopo per cui Dio ha creato il mondo. Noi dobbiamo conquistare tutto il mondo. Ma però adesso capiamo cosa vuol dire conquistare il mondo. Farlo diventare un posto, Eretz Israel, Eretz dal significato di razzone, un posto che fa la volontà di Dio, che esprime qui nel mondo la volontà di Dio. E questo di fatto è la Geulah, praticamente. Quindi conquistare la terra di Israele vuol dire rendere il mondo Kodesh, fare il Bet HaMikdash e arrivare alla Geulah. Questo è il processo. Ora, noi dobbiamo qui capire che se è così importante questo argomento, dobbiamo capire che per farlo questa conquista deve essere totale. Se questa conquista non è totale, è un insuccesso. Deve essere totale sia da parte di chi conquista, sia riguardo a ciò che viene conquistato. Cosa vuol dire? Che la conquista deve essere di tutto il territorio. Non devi lasciare fuori neanche un pezzo piccolo così, perché se ne lasci fuori un pezzo piccolo così, vai a sapere il nemico che è lì, come a un certo punto si riorganizza e poi alla fine ti butta in mare. E questo sia nel senso della terra di Israele specifico territoriale, sia nel senso nostro. Noi sappiamo che tutta la questione della conquista della terra è anche la conquista delle sette nazioni, anche la conquista interiore nostra, della nostra interiorità, che è fatta anche lei di sette parti, i sette attributi dei quali siamo composti, dove che vanno conquistati perché tutti quanti servano con gioia e con volontà che servano Dio. Per cui se non curi uno di questi lati, diventi un ebreo part-time, che un po' sì, un po' no. Adesso non dico che il successo debba essere immediatamente totale, perché non terrebbe conto della realtà che comunque hai a che fare costantemente con un Yetzer Hara che ti disturba. Però devi capire dov'è la tua linea, qual è il tuo lavoro. Devi capire che il tuo scopo alla fine sì deve essere la conquista totale, e che non puoi continuamente dire vabbè, ma questo ti capirà per strada che non riuscirai a conquistare dei pezzi. Ma non dovrai dire va bene così, dovrai dire a un certo punto bisognerà che mi rafforzo fino al punto di conquistarli tutti, perché in quel modo io porto anche il mio apporto alla Geulah mia personale e anche alla Geulah generale. Quindi tutte le parti devono essere, ma anche chi opera la conquista deve farlo con tutto se stesso. Uno non può immaginarti un soldato che va in battaglia col telefono e pensa ad altro. Cioè, devi essere concentrato con tutto te stesso, vuol dire che il tuo pensiero deve essere lì, che le tue emozioni devono essere correlate alla cosa, e che di conseguenza che le tue azioni siano completamente immerse nella cosa che stai facendo. Ora,
quando noi diciamo, quindi con tutto noi stessi, sappiamo che in genere si parla delle tre vesti dei nostri attributi, che sono la parola, il pensiero e l'azione. Ora, se come abbiamo detto, la conquista come scopo finale è quella di tutto il mondo per formare una dimora per Dio, nel nostro lavoro in ciò noi dobbiamo porci completamente con tutti noi stessi, per cui siccome noi siamo tutti i giorni nel nostro modo di vivere, in tutto quello che facciamo, siamo impegnati alla fine in questa missione che Hashem ci ha dato, dobbiamo cominciare a pensare che non possiamo farlo pensando a qualcos'altro, che la meta è entrarci dentro con tutte le nostre parti, con tutti noi stessi. Noi vediamo che non a caso Dio ha fatto le mitzvot in modo tale che praticamente ogni mitzvah richiede da noi una partecipazione sia del pensiero, sia della parola, sia dell'azione. C'è bisogno della kavanah, della intenzione. Le mitzvot sono fatte senza intenzione, sono un po' come un corpo che è senza, privo dell'anima, anche se comunque va fatta, perché si dice che betoch lo lishma balishma, a forza di farle a un certo punto si accende qualcosa. Non è un buon motivo dire, siccome non riesco a metterci l'intenzione, allora l'intenzione, allora non faccio la mitzvah. Però bisogna porsi l'idea che il valore della mia mitzvah mi porta a un livello estremamente diverso nel momento in cui io riesco a collegarla all'intenzione. In genere la parola, la maggior parte delle volte, è collegata alla brachà, alla benedizione stessa che l'accompagna, e poi c'è l'azione stessa della mitzvah. Quindi già si vede che Hashem ha composto le cose in modo che noi dobbiamo investire a tutti i nostri livelli. E quindi ora capiamo che la conquista deve essere totale, ma grazie al Rogachover, abbiamo detto, sappiamo anche che anche la preparazione deve essere totale, deve essere completa, e per questo Dio fa il miracolo. Poi qui, per collegarlo un po' di più al nostro quotidiano e cominciare a far entrare, e quello che la cosa che più mi preme che entri un po', è un cambiamento nel nostro modo di sentire, vedere e porci davanti alle cose. Il Rebbe qui racconta un episodio che era accaduto al quinto Rebbe di Chabad, il Rebbe Rashab, si era durante una itvadut, e il Rebbe stava per pronunciare un discorso di Hasidut, e i Hasidim erano tutti molto emozionati all'idea di sentirlo, e in genere viene sempre cantato una melodia che è di preludio al discorso, e dopo c'è il discorso. I Hasidim, dal desiderio di sentire il discorso, hanno cominciato a cantare in fretta, perché in fondo cantare si può sempre cantare anche in un altro momento, però avere lì il Rebbe che ci dice un mar di Hasidut non succede ogni momento. Quando il Rebbe ha colto questa cosa, ha fatto una bella sorpresa: invece di fare il mamar di Hasidut, che probabilmente poi dopo l'avrà anche fatto, ha dedicato un intero discorso a spiegare l'importanza che ogni persona deve essere. Il termine che viene dato in ebraico è pnimi, e questo è il messaggio che io voglio dare oggi. Pnimi, che adesso vado a spiegare cosa vuol dire, e questo secondo me attaccarlo al frigorifero, farci un magnete con queste frasi che adesso diremo. Pnimi è quello che io all'inizio ho detto, è la descrizione dello stato più semplice e normale che dovrebbe essere, e che per noi invece è il più difficile di tutti, e non è quello che facciamo. Pnimi vuol dire che ogni cosa che il Pnimi fa, che la persona Pnimi interiore fa, in ogni cosa egli si pone dentro completamente, è tutto dentro lì, nel presente, ora, adesso, nella cosa che sta facendo. Non sta pensando ad altro, non si preoccupa di quello che sarà un momento dopo, e non pensa a quello che è successo prima, neanche pensa a quello che succederà domani. In quel momento non esiste nient'altro, nella sua vita in quel momento esiste solo la cosa nella quale è
si sta occupando in quel momento. Vuol dire che l'ebreo, nel suo servizio divino, deve fare ogni cosa in modo completo, e se adesso è dentro quella cosa lì, anche se quella cosa lì è un preludio a qualcos'altro, non importa, lui deve essere completamente in quella cosa lì. Quindi dove egli è, deve esserci veramente. Efoshe nimzaim tzrichim liot be'emet. Questa per me, io credo che me la metterò sul frigo. Dove si, il momento in cui siamo, dobbiamo esserci veramente. Vedremo poi le conseguenze che la cosa ha nella nostra vita di successo nelle cose. Perché soltanto allora la cosa che sto facendo si rivela la mia, anche la mia verità, si rivela una cosa che c'entra con me, che ha a che fare con me, che io sto veramente facendo. Perché Hashem non vuole, tante volte abbiamo detto, non vuole dei robot, vuole che noi siamo parte della cosa. Il nostro servizio divino, il nostro fare la volontà divina è rivelare la nostra vera volontà, per cui noi proviamo che ci siamo collegati a questo solamente nel momento in cui, e facciamo vedere che questa è la nostra verità interiore, solamente nel momento in cui siamo veramente dentro la cosa che stiamo facendo. Un esempio di questo è che anche la preparazione deve avere tutta la sua importanza. Un esempio che ho sentito è l'anello che il Chatan dà alla sposa quando la sposa. Ci sono tre vie per sposare le Kadesh, santificare una donna, e una di queste è darle un oggetto, quindi comprarla. Ora, questo oggetto può essere anche un biscotto, può essere una cosa di minimo valore, perché è simbolico, non è che veramente la compri e ci devono essere tanti soldi per comprarla. Deve essere un'azione di questo tipo. Quindi, perché andare a sprecare soldi, attenzione, per cui perlomeno nell'uso Chabad deve essere addirittura, oltre che essere un anello, deve essere d'oro e deve essere completamente liscio. Cioè, ci sono una serie di regole e di cura immensa che metti in tutti i particolari di questo anello. Questo ti dà anche la dimensione che se poi alla fine vorrai che la sposa sarà tua e sarete una cosa sola e fai la cosa in un modo completo, anche se tu pensi, ma l'Icar, la cosa importante, poi alla fine che ci sposiamo, che siamo marito e moglie, cosa importerà quello che le do? No, se non le do, se non faccio anche tutta la preparazione nel modo giusto, alla fine quando mi troverò ad essere una sola cosa con lei, vedrò che le cose non saranno veramente come devono essere. Perché la cosa riesca completamente bene, anche la preparazione deve essere completa. Io ci devo essere tutto. Qui adesso abbiamo proprio la spiegazione del miracolo del Goral. Se la preparazione deve esserci tutta, vediamo che nel sorteggio chiaramente tutta la fase del pensiero c'era, perché ce n'è voluto tanto di pensiero per programmare abbiamo visto la pianificazione che hanno dovuto fare. Dopodiché l'azione, cioè organizzare, fare, tirare fuori i biglietti, tutto quello che prepararli, questo è l'azione. Cosa mancava al sorteggio? Mancava la parola, quindi Dio ha dato la parola. Questo semplicemente per dimostrare che la preparazione deve essere completa, se poi vuoi arrivare che anche la cosa in sé sia completa. Ma proprio perché la prova della completezza è stata scelta che fosse la parola, questo ci dà anche un altro strumento di comprensione di che cos'è la prova del 9, per capire se una persona è veramente dentro qualcosa, la cosa è diventata veramente sua, ci è dentro completamente, è proprio la prova è nella parola.
Infatti, a meno che uno non sia un attore provetto e decide di mentire spudoratamente, però se una persona normalmente parla, non stiamo parlando di una persona che vuole contraffare la realtà, ma una persona che normalmente parla, attraverso la parola in genere è una vetrina del cuore. Una persona che ha sentimenti e emozione verso una cosa vengono fuori nella parola. Una persona che ha freddezza verso qualcosa si rivela nella parola. Per cui la parola è quella che veramente è completa e dice che cosa abbiamo dentro. Cos'è la nostra sostanza? E quando, quando sono completamente lì in quello che faccio, anche se è solo un mezzo per lo scopo, e questa è la cosa che devo capire, poi sono veramente nello scopo. Non posso illudermi che io arriverò a fare e la cosa mi riuscirà e avrò successo se non darò importanza e non sarò con tutto me stesso dentro tutto il processo che mi porta alla cosa che sto facendo. Questo è, non so, Tamara, forse tu continuerai a pensare che sono ovvietà, però penso che nella nostra vita, anche al di là del servizio divino, ogni cosa che noi facciamo, in genere non siamo così posti in questo modo. E la nostra... perlomeno la mia, lo confesso, tendenza è che in qualsiasi cosa sono, non in qualsiasi, ma in molte cose nelle quali sono, in quel momento sto pensando anche a qualcos'altro, sono preoccupata per qualcos'altro, non sono tutta dentro la cosa che sto facendo. E... qui poi aggiungiamo, se prendo la leggera la preparazione, alla fine anche la cosa stessa riuscirà allo stesso livello. Ma questo vuol dire anche nell'utilizzo del tempo. Non so a voi, a me succede che quando non mi sento pressata, la mia testa funziona meglio, riesco a capire e pensare meglio le cose, organizzarle, mi muovo nel modo corretto e riesco a trarre il massimo dalle cose che faccio, dal tempo che ho. Quando a un certo punto mancano 5 minuti e so che dopo devo fare qualcos'altro e comincio a preoccuparmi, la mia testa non funziona più. Faccio le cose male, tutto mi viene male. Questo è lì è il punto. Io in quei 5 minuti lì, se riesco a essere quello che viene descritto pnimi, vuol dire che in quei 5 minuti io non sto pensando né a quello che c'era prima e quello che viene dopo ancora non esiste per me, proprio non esiste. Io sono solo lì in quei 5 minuti e sono quindi tranquillo. In quei 5 minuti io riesco a fare cose che in altri momenti forse ci metto 3 ore a fare. Quindi non è la cosa da fuori che mi pressa, sono le mie preoccupazioni, i miei pensieri, le mie emozioni che mi pressano e mi portano via. Ora, la ricetta quindi per il successo è che quello che c'è fra un attimo, adesso non c'è. Quello che c'è stato prima, adesso non c'è. Adesso c'è quello che sto facendo e lo faccio nel modo migliore che posso con tutta me stessa. Questo è quello che ti porta allo scopo e al successo. È quello che ti porta anche alla Geulà in questo momento, però ti porta anche tutti insieme alla Geulà per tutti. Ma quando ognuno comincia a esercitarsi in questo nella sua vita, lo porta intanto anche a momenti di Geulà personale. Cioè quando tu prendi un momento della tua vita, in quel momento sei con tutto te stesso e lo fai riuscire nel modo migliore, in quel momento hai rivelato la volontà divina in quel momento, in quel posto, in quella azione, in quella situazione, hai fatto un pezzo di Geulà. E il fatto stesso che Hashem ha costruito, ha creato il mondo in modo tale che tutto quanto abbia bisogno di una fase di preparazione per arrivare alla cosa, non l'ha fatto per caso. Vuol dire che la preparazione è una fase
fondamentale e indispensabile, che serve a esercitarci, che serve ad abituarci alla cosa. Per cui ogni nostro vivere oggi è un esercizio, è un abituarci, per esempio, alla redenzione. Il Rebbe qui ti dice che ti dà alla fine addirittura un esercizio da fare, che ognuno provi a scegliere una giornata e a decidere che quella giornata lì, come esercizio, si esercita alla redenzione e trasforma la sua giornata normale in una giornata di redenzione personale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per una giornata vivrà, si comporterà come ci si comporta nella redenzione. Cosa vuol dire in pratica? E quando lo Yetzer Hara viene a dirti qualcosa, tu gli rispondi a dire: domani, scusa, oggi non ho tempo per te, per piacere, ne riparliamo domani. Vuol dire provare a esercitarsi in questo modo. E questo modo di vedere le cose, nel senso di esercitarsi, di abituarsi a qualcosa, è qualcosa che è molto correlato all'educazione. A volte si pensa che nell'educazione del bambino non ha tanta importanza i particolari, che noi stiamo attenti, che mangi veramente, che stia attento a quello che mangia, kasher, che gli si insegnano anche le cose un po' più piccole, eccetera, perché tanto adesso non capisce, non serve a niente, eccetera. Invece, il Rebbe ti spiega, è l'opposto. Il bambino è come una pianta che all'inizio, una pianta grande, se ha una rigatura non le farà niente. Un fuscello piccolo che sta crescendo, qualsiasi cosa che, non, che lo può rovinare, crescendo può diventare qualcosa che lo fa crescere completamente storto. Per cui al contrario, questo che Dio ti dice, ogni cosa ha bisogno di una preparazione, e anche l'educazione è proprio uno degli esempi. Non è che arrivi a un certo punto dal niente a 13 anni a essere, o a 12 anni a essere bat mitzvah, a 13 a essere bar mitzvah. Il tempo dell'educazione serve veramente a costruire tutto questo. E gli va dato importanza esattamente come la mitzvah che sarà dopo. Chiaramente avrai un linguaggio diverso col bambino piccolo, ma non dovrai tu dare poca importanza. Ma sì, no, non, è da parte nostra che deve esserci questa attenzione. E questo non fare più una divisione fra cose più importanti e cose meno importanti, e anche realizzare che da una parte noi sappiamo che Dio è uno, tutto è Dio, una cosa sola, ma dobbiamo anche ragionare e pensare che anche la sua volontà è una. Non è una volontà che è fatta da tanti pezzettini diversi, uno più importante, uno meno importante. È una volontà. E in ogni dove si esprime questa volontà ha la stessa importanza, perché sempre è la volontà di Dio. Per questo, ripeto ancora e ancora, la preparazione è fondamentale. Ora vediamo un attimo. Adesso cerco di ricordarmi il nesso che avevo fatto. C'era una storia che ho sentito che mi era molto piaciuta, sul fatto di essere qui adesso e di dare tutto il valore a quello che sta succedendo qui adesso. Ho letto in questi giorni un articolo bellissimo, in ebraico però. È quella del suocero di Rav Schneerson, che lui l'era andato a prendere e che doveva andare da qualche parte, era tutto, invece lui stava lì. Microfono. Metti il microfono. E mi pare che l'ho sentita anch'io dalla Sivan. È un'altra storia. Comunque, se vuoi racconta anche la tua. È carina, no, io non me la ricordo esattamente, ma era proprio parlando della premiut, cioè di essere concentrati in quel momento che stai facendo una cosa, di non guardare il prima e il dopo, ma metterti tutto dentro. E lui raccontava una cosa che riguardava il suocero, però non me la ricordo abbastanza per poterla dire, ma ce ne saranno tante di storie.
No, questa è una storia che mi aveva colpito, forse in ogni caso, anche se non aveva annesso, gliela avrei raccontata perché mi ha toccato. C'è un lunghissimo e bellissimo articolo di Rav Berlazar, quello che abbiamo sentito nella Litvaduta, il rabbino capo della Russia, dove racconta un po' la sua storia, come ha cominciato, l'importanza dell'unione, dell'essere unito, eccetera. Ma a un certo punto ha raccontato, quando gli chiedevano, quando lui è passato da un mondo occidentale, mondo dove non mancano le cose, se all'inizio, quando era venuto, che erano negli anni Ottanta, ha trovato nella Russia ancora qualcosa che assomigliava a quello che si racconta nei racconti del Rebbe precedente, di tutta la situazione terribile che c'era in Russia. E lui dice sì, che ha assaggiato lì delle cose, ma che lui veniva effettivamente da un mondo diverso, per cui dice che il primo Shabbat è stato ospitato da una famiglia di Hasidim, e quando la moglie ha portato in tavola il cibo, all'inizio ha portato in tavola un pezzo di pesce non ben identificato, che è un po' una specie di polpetta di pesce, e dopo è arrivata col brodo, dove c'era specie un brodo di pollo con un pezzetto di verdura, c'era dentro un pezzettino di pollo, e lui ha cominciato a mangiare e il pezzettino di pollo l'ha lasciato lì, perché lui scrive, come tutti sanno, quando fa il brodo del pollo, il pollo di se stesso perde tutto il suo sapore, non ha più niente. E vedeva che, dopo che aveva finito, aveva lasciato lì questo pezzetto di pollo, la padrona di casa gli girava intorno, ogni tanto gli faceva qualche allusione dicendo «ma finisci?». E lui a un certo punto ha risposto, no, non importa, ho finito, basta così, grazie, ho finito. Poi sono andati avanti a parlare, a fare i traduttori fino alle 3 del mattino, ma a quel punto si è reso conto che quello lì era la pietanza, non c'era qualcos'altro dopo, e che loro non è che avevano così a disposizione cibo cascere, polli e tutto, e che avevano un conservato, un barattolo, una cosa di pollo per le occasioni, e che l'avevano preso per quell'occasione lì, e questo aveva tirato fuori da anni che erano in conserva per darlo a un ospite così particolare che sarebbe arrivato. Quindi come dare valore allo stesso momento, quando sei veramente in quel momento lì, puoi correlarti al valore della cosa che c'è. Quando tu sei con le tue idee di come sono le cose, come sei abituato, prima e dopo, non hai neanche la capacità di collegarti alla realtà delle cose, di dare valore alle cose. Insomma, a me questa storia qui mi aveva talmente commosso e colpito che dovevo darla. Adesso, prima di concludere, spero che questa cosa qui ve l'ho passata, perché secondo me è veramente una rivoluzione e non è un lavoro facile. Dovrebbe essere normale che una persona è lì in quello che fa, ma noi sappiamo che non è quello che succede. Per cui prendercelo come lavoro, come decisione di esercitarci in questo, può veramente cambiare la nostra vita e creare delle isole di redenzione personale nella nostra vita, di fare riuscire cose che fino adesso non riuscivano, proprio perché le nostre energie si sprecano nelle preoccupazioni, nell'essere in altri momenti, nel pensare ad altro, invece di essere completamente dentro in quello che facciamo. Una parola solo forse vorrei dire in preparazione al Yuzayin de Tammuz, il 17 di Tammuz che è imminente, e sono cose che ci siamo già detti, però sempre abbiamo due possibilità diverse di vivere le cose. Una è nella sua parte più esteriore, quindi il momento di tristezza che comincia, che dà inizio alle 3 settimane, che è collegata alla distruzione, e l'altra è vedere quello che c'è dentro. Ora, per vedere quello che c'è dentro ci aiuta gli anni in cui succede che il 17 di Tammuz cade di Shabbat. In quegli anni lì, anche il 9 di Av cade di Shabbat, succede qualcosa di molto particolare, perché cosa succede? Che ci troviamo all'inizio delle 3 settimane, ci troviamo nel 17 di Tammuz, e invece di digiunare ci ritroviamo a mangiare
e ci troviamo a essere allegri e felici e ci ritroviamo a mangiare più del solito. Perché più del solito? Ci deve essere qualcosa di più buono e di particolare per non lasciare neanche un piccolo dubbio che stiamo facendo qualcosa di correlato al lutto, perché lo Shabbat e il lutto non vanno insieme. Proibito. Ora, se uno ci ragiona bene, cosa dice? Che lo Shabbat sposta il 17 di Tammuz al giorno dopo? No, sposta il digiuno al giorno dopo. Il 17 di Tammuz, che cade in Shabbat, è il 17 di Tammuz, è il giorno in cui si è aperta la breccia nel muro di Gerusalemme. Però rivela già quello che ha dentro. Vuol dire che quando i nostri chachamim dicono che questi giorni, che il 17 di Tammuz sarà un giorno di festa, il 9 di Tammuz sarà un giorno di festa, i giorni intermedi saranno giorni di mezza festa, non so cosa saranno, ma che queste saranno le feste più elevate, più gioiose di Israele, è per dire che quello che c'è dentro, l'interiorità di tutta questa distruzione è solamente il processo che porta alla redenzione, alla costruzione del terzo tempio. E il caso del 17 di Tammuz che cade in Shabbat lo rende evidente, tira fuori quello che c'è dentro. Ricordo, non so se riuscirò a organizzare, Blin Eder non mi impegno da adesso, però Blin Eder cerco di vedere se è possibile fare qualcosa. Il Rebbe chiede in questo periodo di occuparsi dello studio delle leggi del Tempio e, come avevamo detto una volta, che quando il profeta si era lamentato a dire ma come adesso appena che è stato distrutto, cos'è, come dire, sale sulla ferita che dobbiamo occuparci delle leggi del Tempio quando stiamo ancora piangendo il Tempio che è stato distrutto. E Dio fa capire che non per questo si deve fermare e non devono studiarle, perché proprio l'occuparsi, studiare le leggi del Tempio, Dio lo considererà come se si stesse occupando della sua costruzione in se stessa. E come abbiamo detto anche recentemente, che nonostante che tutte le halachot che noi adesso continuiamo a seguire, ognuno secondo i suoi riti di questo tempo, chi non mangia carne da un certo punto, chi non la mangia per tutto il periodo, cioè, tutte le leggi che vanno studiate e per adesso vanno ancora fatte, però questo non vuol dire che il sentimento interiore adesso deve essere lo stesso di quanto lo è stato nelle generazioni precedenti o nel secolo precedente, in cui veramente ci si guardava indietro al dolore della distruzione, ma adesso siamo talmente vicini alla redenzione che l'attenzione va in avanti. Quando studiamo le leggi del Tempio dobbiamo pensare che le studiamo come cose da, non come un ricordo, ma come cose che andiamo adesso a realizzare. Pensiamo al terzo tempio, pensiamo alla redenzione, non pensiamo più indietro. Per cui è un periodo molto particolare che può essere utilizzato, se compreso nel modo giusto, può essere anche utilizzato nel modo migliore. Tamara, stupiscici. Hai detto che hai preparato qualcosa? Non ho preparato, ho studiato e ho dedotto. Però prima di questo volevo condividere con voi il fatto che tra un'oretta accendo il lumino, perché oggi Leonardo Arie ben Yeshua Levi. E veramente quando è mancato lui si è aperta una breccia. Lui è mancato prima della mia mamma e così si è aperta la breccia, che poi è finito di chiudersi, aprirsi del tutto con la morte di mia madre. Ma è stato mio papà sicuramente, quella che sono io da un punto di vista intellettuale e concettuale lo devo a lui, mentre la parte emotiva sicuramente più da parte di mia mamma. Comunque, al di là di questo, poi ho trovato questo nesso che lui è mancato 24 anni fa e adesso leggiamo nella parasha di Pinchas che c'è stata la morte di 24.000
giovani ebrei, e quindi c'è questo collegamento incredibile di questa cosa. Questo mi è venuto in mente adesso, non ci avevo pensato prima. Ma quello che invece ho letto e mi sono chiesta un paio di domande, questa parasha inizia con l'atto di giustizia impulsivo che compie Pinchas. L'atto era già nella parasha precedente? Sì, alla fine della... sì, però qui si realizza, ma la cosa più importante c'è la risposta di Hashem a questo suo atto. Quindi è un atto che va contro la moralità. Beh, abbiamo ricevuto i comandamenti non uccidere, e lui sta facendo, in questa uccisione, sta facendo praticamente Kiddush Hashem. E comunque nel momento in cui lui compie questo atto, non è che ci chiede qualcuno il permesso. Lui lo fa per fare Kiddush Hashem, e perché proprio questa cosa, immagino che lo sappiate tutti, lui vede praticamente di lui a Rayot, tra un atto indecente, tra un principe israelita con una donna midianita, che era assolutamente proibito, e comunque questo lui fa e riceve dal Signore, dice proprio, perché tu sei stato canitabi, cioè sei stato zelante verso di me, hai compiuto un atto di Kiddush Hashem e devi ricevere la Shalom. Quindi il Signore lo gratifica con gli dice praticamente hai fatto bene. E due cose. Uno, che ci si può chiedere, insomma, alla fine qua è stato commesso un omicidio, perché questo qui non aveva la minima possibilità di difendersi. E secondo, riceve il plauso addirittura di Kadosh Baruch Hu. E terzo, non è che lui ha chiesto qualcosa prima di farlo. L'ha fatto e basta. Allora, poi andiamo avanti nella parasha e troviamo l'episodio che a me piace tantissimo come donna e come forse ex femminista, della protesta delle figlie di Zelofhad, che muore il padre, loro non hanno fratelli e, oimè, cosa si fa con l'eredità di Zelofhad? Deve andare persa? Ma non è mica giusto. E allora queste vanno da Mosè e gli fanno tutto il loro, gli chiedono questa cosa, lo mettono di fronte a questa questione. Dice, ma guarda un po', noi siamo le figlie, non abbiamo fratelli, se è vero che le terre vanno distribuite in modo equo, noi abbiamo diritto alla nostra eredità. E cosa vediamo però? Che Mosè considera molto tanto questa richiesta che gli hanno fatto, e poi sappiamo che le loro rivendicazioni saranno accettate, lo sappiamo dopo, ma nel momento in cui leggiamo e vediamo che loro vanno a chiedere a Mosè questa cosa, Mosè non può dare una risposta e dice, momento, mi devo consultare con Kadosh Baruch Hu. Quindi diciamo, ma come? Quello lì per ammazzare il Benisri, il Misri, non ha pensato, non ha chiesto, non ha fatto, e sì che era un atto terribile. Qui invece, che alla fine, era una cosa giusta quello che gli avevano chiesto queste ragazze, poteva anche considerare la cosa e dare forse una risposta da solo. Invece c'è stato il bisogno di consultarsi. E questa è una domanda che io non ho trovato nessuna risposta e mi sembra un punto di osservazione interessante. Tutto qua. Posso dire qualcosa in proposito? Sì, se sai tu, ma come no? Allora, riguardo al primo argomento, di fatto Mosè non sapeva cosa fare perché ha dimenticato in quel momento l'alahà che esisteva su cosa fare in quel caso. E quando Pinchas ne ha parlato e ha ricordato la Rachà, è come dire se Mosè ha detto non ti posso comandare, fai quella cosa, ma chi l'ha letto, chi lo sa, faccia quello che deve fare, quindi in qualche modo ha avuto permesso. Però c'è una
penso nell'alone di questo mese, se lo andate a vedere, c'è un po' una risposta a questo. Quando si dice che quando uno sogna Pinchas avrà tanti miracoli, ma quando si parla di miracoli, a un certo punto parla, fa una differenza fra miracoli e pelle, come ish pelle. Qual è la differenza? È come dire che una persona può elevarsi nella sua vita e meritare dei miracoli, qua e là. Però Ish Pelle è una persona che è a un livello in cui tutta la sua vita è talmente solo dedicata alla volontà di Hashem che lui è completamente annullata come persona, e a quel punto tutta la sua vita è a un livello diverso. Questa persona, questo era stato Pinchas. Pinchas non ha avuto bisogno di pensare, e con Mesirut Nefesh, cioè sapeva benissimo che poteva darsi che gli saltavano addosso e lo facevano fuori per una cosa simile. In ogni caso, lui sì si è ricordato che c'era una lacha, c'era una volontà divina espressa in un caso simile, se li cogli nel momento, e non ci ha pensato, non è che ha pensato sì, no, su, giù. Era talmente collegato alla volontà divina che, a costo di sacrificare se stesso, di mettere a rischio se stesso, quello che gli importava non era di sé, era solamente della volontà divina. Di far finire questa cosa, certo. Come Mesirut Nefesh, non importa cosa e come. Ora, nel caso invece delle figlie di Celofat, la cosa lì è diversa ed è molto vicina, se tu ti ricordi, immediatamente ricordo un altro episodio della Torah. È presente? Cosa ti ricorda? Pesach Sheni. Ah, vabbè, sì, ne abbiamo parlato, certo. Questa cosa, voglio dire, lì non Pesach Sheni, delle persone che ritualmente erano impure e non potevano portare non c'era una halakha che ti diceva. Gli è stata data la possibilità di. Vabbè. Gli è stata aggiunta una halakha che non esisteva prima. Dio ha preso in considerazione il desiderio di fare la volontà di Dio tale che quando noi, che la, come si dice, il messaggio per noi è che quando siamo così pieni di desiderio di fare la volontà divina, di fare il nostro servizio con entusiasmo e con vitalità, possiamo arrivare addirittura a suscitare una nuova volontà divina che prima Dio non aveva. Chiaramente in questo caso è successo qualcosa di analogo, non esisteva ancora una legge dichiarata da Dio cosa fare in un caso simile, non si era posto il caso, per cui Mosè non poteva avere una risposta in quel momento, però l'apprezzamento di Dio è stato proprio nel fatto che proprio dopo lo spregio che è stato fatto dalle spie rispetto alla terra di Israele, adesso viene fuori invece una dimostrazione di un tale amore e desiderio per la terra di Israele che Dio con molto favore ha visto e ha dato. Certo, certo. Però lì c'era bisogno di che desse una nuova halakha. In un modo antitetico, ma praticamente sono stati due atti di giustizia. L'omicidio di Pinchas, certo, e il riconoscimento del, certo, diritto delle donne, in, certo, questo caso, certo, sono stati due atti di giustizia. Sono stati due atti di allineamento profondo alla volontà divina. Quando una persona è collegata a Dio nel suo profondo, riconosce la volontà divina dentro di sé, perché la parte di sé che ha dentro è Dio. Per cui quando sei collegata, sai cosa devi fare. Nella Geulah sarà così, nella Geulah sparirà, non ci saranno più mitzvot nella Geulah. Cosa vuol dire non ci saranno più mitzvot? Che non faremo le cose che la Torah dice di fare? No, non si chiameranno più mitzvot, perché non dovranno esserci imposte, perché le faremo perché sarà spontaneamente, certo. Certo. Yaffe meod. Tamara, volevo aggiungere una cosa. Femministe però fino a un certo punto, sicuramente. Perché mi ricordo bene in una lezione che ho studiato un po' di anni fa che le figlie di Tzelofkad dovevano sposare degli uomini che avevano lo stesso loro cognome, quindi le terre che gli venivano assegnate
Era perché dovevano avere lo stesso nome. E poi rientravano nella famiglia, vabbè, però, però comunque è stato un momento molto importante. Assolutamente sì. Questo ha anche oggi, voi forse non lo sapete, ma ci sono delle famiglie qui in Israele, e io te lo dico perché mio genero così, lui è morto il padre, loro sono due fratelli maschi e 9 femmine. Quando è morto il padre, l'eredità è stata data solo ai maschi. E questi sono di Bnei Brak, gente di generazioni di rabbini. Per loro è così, credo che questa sia la legge della Torah, netto. Poi loro, i due, adesso questo appartamento lo affittano e danno qualcosa alle sorelle, però perché lo vogliono far loro. Ma in realtà, e quindi, se non ci sono, quella volta lì non c'erano maschi e tutto andava perso in pratica. E meno male che con questo è stato fatto un po' di equilibrio. Giusto? Vorrei aggiungere una cosa che non ha connessione con questo, ma mi suscita adesso tutta la questione di cui abbiamo parlato della conquista della terra di Israele, che è un argomento talmente... Ragish, come dire, sensibile in questo periodo. Io non so se il mio collegamento è giusto o no, però non è che non si può vedere che tutto l'aggravamento della situazione del virus che c'è stato in quest'ultimo periodo è stato in parallelo alla follia del Tochnit, del programma MEA di Trump che qui in Israele stanno cercando di mettere in atto. Vuol dire, è una... Avevo detto che forse ve la mandavo perché capisce bene. Tanto bravo. Salta, guarda, questa cosa salta, tranquilla. No, Bezrat Hashem che salti, però ci ho fatto questo collegamento. Voglio dire, quando sei lì, che sei pronto a rinunciare a delle parti della terra di Israele, quando non ne hai nessun diritto, perché Dio te l'ha data, chi sei tu per dire io rinuncio a una parte, quando Rebbe ha sempre detto che non soltanto rinunciare a una parte della terra di Israele, ma soltanto parlarne porta a spargimento di sangue, porta a mettere in pericolo tutta la popolazione di Israele. E qui ma certo, ma c'è un sacco di gente che la pensa così, che dice sì, ma lasciali parlare, tanto. Ok, però io non posso non fare a meno di vedere che nel momento in cui si è cercato di mettere in atto qualcosa, Dio ha rimesso in moto tutta la situazione del virus, che adesso siamo impegnati in quello e molto meno in altro. Certo. Però cosa riguarda noi, ancora una volta quello che ho detto già in passato, proprio sul fatto della completezza della conquista della terra di Israele, quanto noi dentro di noi siamo disposti a rinunciare a delle parti, a dar via al nemico delle parti per la nostra tranquillità, quanto siamo disposti noi a non lavorare su alcune parti che non abbiamo voglia di cambiare perché ci è troppo scomodo cambiare, che ci porta facilmente a essere dei shomer mitzvah part-time. Su questo sì, su questo no. Ripeto, come ho detto prima, in tutto il nostro processo è contemplabile che ci sono dei gradini, delle situazioni in cui non riesci a fare tutto insieme, ma non puoi a priori dire che una situazione simile è la situazione che può restare, può durare dentro di me. Per cui devo pormi come scopo che non può restare così. Per cui quando noi non siamo in grado di influire direttamente né sul Rosh Hashanah, né sul presidente dell'America, né su niente. Però il corrispettivo interiore nostro, dell'interezza della nostra terra di Israele dentro di noi, delle nostre parti, e cercare di conquistare le nostre parti, questo possiamo farle. E se meno parti noi lasciamo in bocca al nemico e non creiamo uno Stato palestinese dentro di noi che fa quello che vuole, probabilmente questo sarà la vittoria sul virus e su qualsiasi altro pericolo e rafforzerà i nostri... il capo dello Stato, eccetera, a prendere poi le decisioni giuste, non più perché costretto, perché deve occuparsi adesso del virus, ma perché capisce che è la cosa giusta da fare.
Per cui questo lo invito soprattutto a me stessa a lavorare su questo, perché vedo che ci sono anche molte zone dentro che hanno bisogno di essere... Tutti abbiamo delle zone. Senti Ruth, c'è l'Anna Luisa Berlin che chiede di scrivere la frase in ebraico, però io gli ho risposto quale frase, ma... Ragazzi, scusa, si sta scaricando la batteria, vi saluto! Ciao bella! Alla prossima, ciao! Anna Luisa, di quale frase parlavi? Ma quella frase che dicevi prima, io ci devo essere tutto, forse... Però dopo lo cerco, lo riascolto la lezione e cerco di scrivere io. Ok. Ok. Penso che intendeva la pnimi, pnimi. Col sì, pnimi. Se le gamre. Ken. Questo è il pnimi. Ogni cosa che fa è dentro quella cosa del tutto. Ok. Tra le cose più preziose che il Rebbe ci ha dato con questo discorso, per cui speriamo di farne qualcosa. L'alakha. Ok. Allora, l'alakha, io volevo invece chiedere una cosa a Ruth. Sì. E volevo sapere se si può dedicare la lezione a una persona che è morta, il funerale è stato ieri, certo. O deve passare una settimana, non lo so, come funziona? Non si so, può? No, io non lo so, noi gliela dedichiamo comunque, non fa male dedicarla. Ah, va bene, ecco, volevo chiederlo perché io non so come funziona, so sicuramente che non, deve essere dopo il funerale, questo lo so, ma non so. Allora, è Rachele Bat Emma, che è la zia di mio marito. Ah, che la rivediamo qui con noi al più presto. Mamma mia, anche la cugina altri. Di Renzo è morta stanotte a Londra, poveraccia, non ha nessuno, infatti per quello che c'erano un po' di chiamate. E c'ha già la tomba, pensa che il figlio vive a Londra di questo ragazzo, di questa signora, pensa Tamara. Come si fatalità. Chiama? Si chiama Vivanti, lui, Angelo Vivanti, e questa signora si chiamava Rachele Lina, Bondi Batemma. Ok, la sorella di mio suocero. Va bene, allora, leggo l'alakha. L'alakha. Allora, non concedere prestiti in mancanza di testimoni. È vietato concedere prestiti quando non siano presenti dei testimoni, neppure nel caso in cui si trattasse di un talmid chacham, a meno di non farlo dietro consegna di un pegno. È meglio ancora concedere il prestito tramite un regolare contratto. Se volete ce ne ho un'altra, se no... Certo, sì, sì. Vai. Allora, e poi divieto di essere pressanti circa un debito. È proibito esercitare pressioni nei confronti del debitore per ottenere la restituzione del debito, qualora si sia a conoscenza che non dispone di mezzi. In questo caso è vietato perfino passargli davanti, poiché egli potrebbe provare vergogna nel vedere il creditore essendo consapevole di non possedere di che rimborsarlo. È a questo proposito che è detto non comportarti con lui come un creditore. Esito 22-24. Beh, ma infatti guardate, noi per esempio abbiamo prestato una buona somma pure a mia figlia, a mio genero che ce l'ha chiesta, e sempre questo che c'ha le sorelle, e lui del suo grande, figurati, io non ci avevo pensato a dirgli per testimone, ha voluto fare uno scritto che ha fatto consegnare in mano agli altri figli, cioè ai due fratelli di Susi, in cui c'è scritto che riceveva questo prestito e che si impegnava a restituirlo entro la data, eccetera, eccetera. Io ho detto, mamma, figurati, ma assolutamente. Vedi? Sì, è giusto. Benissimo. Grazie okay, a tutte. Grazie, Ruth. Che disastro con sta corona. Manco a Chopin adesso si può andare.
Noi non più che altro ci vuole la prenotazione, arrivano fino a noi ci siamo in questa settimana, andiamo a Recovillel, cioè abbiamo, era, certo. Era già chiuso Chopin e vado dall'altra parte. Sì, 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 lo so, ciao, lo so. Tutte, ragazze. Ciao, ciao ragazzi a tutti, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ruth. Ruth, grazie. Grazie mille. Grazie, Ruth. Ciao, Ruth, è bellissimo. Volevo dire, Giulia. Sì, Margherita, volevo dire che Guido Amen refuash le male Miriam Bazzara. Amen. 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 Mordechai ben Yael. Mordechai ben Yael. Amen. Amen. Margherita bat Miriam. Amen. Ruth Rachel bat Breina Yudit ve Kochava bat Masuda. Amen. 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 Ciao ragazze. Grazie mille. Ciao, ciao. Katma. Toda. C'era qualcuno che voleva portarsimo avanti l'uso di mettere una moneta in tzedaka e dire che la tzedaka sì. Ok. Vicino alla Geulà, per cui adesso ognuno quando chiudiamo magari lo va e lo fa. Bezrat Hashem. Okay. Ok. Grazie mille. Ciao. Ciao. Bravo, grazie. Ciao, Ruti. Ciao.